Italia, nord, centro e sud, diciamo, variamente rappresentato, ma man mano ora daremo gli altri nomi. Intanto Maria Ninfa Terranova, complimenti, parlerà di te. Una, Maria è stata presidente, Maria Restuccia, una precedente edizione. Sì, 2 anni fa mi pare. Beh, intanto benvenuta e complimenti. Che dire, io sempre parto dal generale. La vita è un susseguirsi di momenti, momenti che sono vari, possono essere tristi, possono essere lieti, possono essere monotoni, e la somma di questi momenti costituisce la nostra vita, la vita di ognuno di noi. E qualcuno di questi ci resta particolarmente presente dentro di noi. E allora la poesia che cosa serve? Serve a fermare questi attimi, a far sì che i momenti a cui noi diamo importanza nella nostra vita non vadano a finire là nell'oblio. Quindi la poesia è come una sorta, ecco, opera una sorta di miracolo, fa sì che ciò che è importante, ciò che dà senso alla nostra vita, resti presente, continui a durare nel tempo, perché le parole del poeta fissano proprio, hanno il dono di fissare la nostra storia, le nostre piccole storie, un po' nell'eternità, ecco, vengono le nostre storie quasi salvaguardate dalla caducità, dal perire nell'oblio. Io ho trovato questo senso nelle poesie di Maria Ninfa Terranova. Ne ho letta una e penso che sia anche quella che dovrà leggere, Srotolare la mia anima. Fra l'altro dà anche il titolo alla poesia. Grazie. Scusate se la voce tremerà un pochino. Vai, vai, vai tranquilla. Maria Ninfa è una di quelle che è stata sempre presente nella nostra pagina del gruppo. Complimenti, dai, vai tranquilla. Grazie. Trovare un angolo dove misurare distintamente il battito del cuore. Svelare il luogo sotto la coscienza, dove dilatare fisicamente i minuti, le ore. Spostare una lieve tenda alla finestra e meravigliarmi dell'acqua luccicante. Posare i piedi nudi sul legno ed avvertire la brezza attraverso il salice distante. Origliare attraverso il silenzio solo un lieve stropiccio di carta e stelle. Trovare un angolo dove pesare il rumore dei pensieri distintamente sulla pelle. Srotolare la mia anima, lisciandone le pieghe, gli orli consumati, e mostrarci nello specchio, perché anche i dolori e le amarezze possano infine essere indossati.